Mykonos festeggia 40 anni di attività. E questa è un'azienda che hanno creato mio zio e mio papà. E insieme ai miei cugini stiamo portando avanti questa iniziativa con molto impegno e con grande dedizione. E il focus di Mykonos è la progettazione. E sono tanti anni che collaboriamo con direi i più importanti studi romani. Molti sono presenti qui, sono amici, alcuni non sono potuti venire, però ringrazio anche loro. E diciamo con Harry e con Claudio, oggi il nostro obiettivo era quello di parlare di progetti, parlare di progettazione e di quello che è possibile fare. E passerei la parola a Giorgio, che è più bravo di me e più loquace. Grazie. Grazie Andrea. Effettivamente dicevamo sono di casa qui perché abbiamo fatto tante serate, una diversa dall'altra, e anche questa è un format. Quello che piace fare in queste occasioni è soprattutto parlare, magari rendendo in forma di talk show televisivo, quello che è il progetto. E devo dire, tu hai parlato di Claudio Silverstream come architetto italiano, per me è un architetto del tempo, poi cercheremo di definire meglio questa per me, per tanti critici. Questa definizione. Harry, tu lo hai definito un designer, per me è soprattutto una mente imprenditoriale, nel senso sia progettuale del termine che effettivo del termine, perché lo conosco da tempo e adesso lo presenteremo. Quindi vorrei iniziare subito una breve conversazione con Harry per poi andare a colloquiare con Silvestrini e capire alcune cose. Peraltro le immagini che vedete alle nostre spalle sono tratte da un'ultima pubblicazione. Che troverete anche sopra, che parla proprio del lavoro di Claudio Silvestrini. Con Harry il rapporto di lunga data, ci conosciamo da tempo, sia in ambito didattico che in ambito imprenditoriale. Devo dire, hai sempre dato questo corso. Importante l'idea, ma è importante soprattutto portarla fino in fondo. Quello che vedo nel tuo lavoro è soprattutto questo. Poi ci spiegherai che cos'è il marchio Harry Teamy. Da dove viene, chi hai coinvolto, alcuni personaggi sono qui, alcuni architetti sono in sala. E prima di darti la parola, però volevo riagganciarmi a quello che dicevi tu, Andrea. Sono tantissimi gli architetti presenti qui, molti sono stati nelle mie trasmissioni, per cui li conosco anche mediaticamente, oltre che come persone e come amici. Harry, è vero questa cosa? È vera, no? Cioè, non sei solo un designer, un progettista, sei anche persona che porta in fondo le idee, che sono poi queste che abbiamo sotto il nostro sedere. Assolutamente, questi sono degli oggetti che fanno parte della collezione, sono degli sgabelli molto semplici, essenziali, direi monolitici, dove hanno questa caratteristica interessante che è questo taglio per appoggiare appunto il piede di chi si siede. Sì, dicendo così, in base un po' alla tua presentazione, il progetto Harry Teamy è un progetto che nasce qualche anno fa e si pone, diciamo, sul mercato per dare un contributo importante per svolgere soprattutto una evoluzione di progetto legato all'oggetto e quindi mettere nel mercato dei pensieri coerenti. Soprattutto è un progetto dedicato e sviluppato nella e sulla semplicità delle forme, sulla semplicità dei materiali. Operiamo prevalentemente con materiali naturali, qui ci sono degli esempi significativi quali pietre, legni, metalli e anche tessuti nel piano superiore con dei sofà un po' particolari. Questo elemento monolitico che vedete che ha un nome interessante, si chiama Baule, è un progetto che ho sviluppato insieme a Mario Nanni, che è uno dei progettisti che ho in Con altri collezione. progettisti, La mia opzione. Posso citare Federico Del Rosso, che è un architetto che è anche qui presente, ringrazio della sua presenza, un architetto molto sensibile e attento, con il quale sta nascendo delle collaborazioni molto interessanti. È una progettista interessante e soprattutto molto attenta e ricercata nella semplicità che è Susanna Bianchini. Lo stesso Claudio Laviola è un altro architetto progettista di Milano molto dedito a particolari e a situazioni interessanti. Quindi diciamo che è un percorso, io lo definisco coerente, dedicato a tutti i progettisti che pensano in maniera semplice e che diciamo vogliono immettere nel mercato
attraverso un'azienda che si dedica a sviluppare dei prodotti e soprattutto a risolvere dei problemi a poi a quelli che sono dei progettisti sensibili che vogliono non avere il solito, ma che vogliono comunque avere qualcos'altro, ecco, che è la missione che ho. Che è la tua mission, made in Italy, infatti. Tutto completamente fatto in Italia, da laboratori italiani, da mani italiane e soprattutto, ecco, sviluppato con attenzione, in maniera minuziosa, nei minimi particolari. I critici, coloro che visitano il tuo spazio a Milano parlano di coraggio, cioè di coraggio per la giovane età ovviamente che hai, per la volontà di portare avanti queste idee. Questo è un avamposto romano, stai mettendo delle bandierine, quindi un altro passo di coraggio. Ma devo dire, è una situazione molto bella, condivisa con Andrea, con Iconos e i suoi ragazzi, nasce un po' da diversi anni, è un'amicizia e una conoscenza che coltiviamo. Sei sotto osservazione, mi ha detto Andrea, guarda, io, a me piace il backstage, le telefonate, chiamo Andrea e mi dice, ma sì, da un po' di anni che ci sentiamo, quindi voglio dire, lui ne sa, con ma suo poi padre. Ma poi è nato un po', è scoccato tutto in occasione di aprile. Ad aprile, avendo uno showroom in centro a Milano, diciamo aperto a tutti i progettisti, eccetera, eccetera, dove esponiamo gran parte della collezione, abbiamo svolto un'altra importante tappa, che è quella di Eurocucina, Salone del Mobile, dove abbiamo insieme a Claudio Silvestrin diciamo sviluppato questa presentazione dedicata poi alla novità di quest'anno, che è questo monolite da lui pensato, che è un contenitore multifunzionale che ha un nome molto interessante, Le lacrime degli dei, e intrigante direi. E quindi successivamente a questo Salone del Mobile, oggi siamo qui a Roma come un evento importante per Roma, provincia e tutta Lazio. Nei prossimi mesi si svilupperanno delle nuove interessanti situazioni, non solo in Italia ma anche all'estero, in alcune città importanti, Mosca, Londra e altre situazioni interessanti che stanno nascendo. Quindi l'ambizione e soprattutto il rigore che mi porta avanti, soprattutto con tanta passione, è quella di crescere e dare a tutti i progettisti appunto un qualcos'altro rispetto al solito. Me un concetto di purezza, di semplicità, di rigore formale, ma anche di sostanza reale. No, devo dire, ho la fortuna di confrontarmi spesso con queste menti estreme, così diciamo interessanti, che basta sedersi un attimo per capire. A me piace molto ascoltare e cercare di interpretare anche le visioni diciamo degli altri progettisti nella fattispecie, e nel caso specifico con Claudio Silvestrin, con Mario Nani, con Federico Del Rosso, quando ci si siede e si va ad analizzare quale può essere un nuovo progetto o una nuova situazione proprio di oggetto, mi viene così un grosso desiderio di trovare soluzioni, di trovare i modi, perché devo dire, un oggetto fondamentale. Trovare soluzioni cosa vuol dire dal punto di vista produttivo rispetto al progetto dato? Ma devo dire, sicuramente il concept del progetto è la prima fase, da lì nasce tutta una serie di problematiche che sono veramente l'anima del progetto, nel senso, un simbolo formidabile dato dal monolite che avete alle vostre spalle. Diciamo che è un oggetto apparentemente semplice, lo è, ma estremamente complesso nella realizzazione, nel funzionamento e in tutta, diciamo, la tecnologia all'interno di questa situazione. Quindi c'è una commistione di eventi, di situazioni che si mixano tra intuizioni, progetto, idea, creatività, ma soprattutto anche fattibilità, quindi capire come fare, cosa non fare. Io sono a disposizione di questi progettisti, ripeto, ho la fortuna di collaborare con personaggi che considero oltre, che considero estremamente avanti, che hanno intuizioni importantissime, e quindi niente, cerchiamo di... Io mi fermerei qui a questo punto, darei la parola a Claudio, vorrei colloquiare, conversare brevemente con lui. Devo dire che
lavoravo a Domus all'epoca e pubblicammo un suo progetto famoso, diciamo, per Armani in via Manzoni. Poi casualmente entrai in molte sue architetture, no? Fondazione San Ettore Baudengo, piuttosto che altri luoghi progettati da lui, Princi, ecco, devo dire che vedere questi elementi della natura che entravano nell'architettura, forse per gli architetti che avevano studiato tanti maestri era normale, a Milano vi assicuro non era normale, adesso sembra così normale vedere il fuoco, l'acqua o questi elementi naturali che appunto animano l'architettura. All'epoca fu per me, che studiavo lettere, quindi venivo da un altro ambito, pur nell'ambito del design, un po' un piccolo shock minimale, ovviamente minimalista. Ecco, allora devo dire che spesso, questo mi ha insegnato che spesso noi non conosciamo il protagonista, ma conosciamo gli esiti del lavoro di questo protagonista. Nel caso per esempio di Claudio, a me è successo in prima persona. Quindi questo stare a volte dietro le quinte o diciamo in prima persona davanti a un pubblico. È un po' un atteggiamento, diciamo, di andata e ritorno continuo, no? Che poi si risolve ovviamente, immagino, in maniera personale. Ecco, allora qualcuno ha scritto di Claudio che lavora sull'immaterialità del materiale e che è un maestro delle differenze. Ce lo può spiegare brevemente? Abbiamo un'ora di tempo. Buona questa. Ma anzitutto io credo che la scelta della professione dell'architetto, nel mio caso, è più una scelta di, per usare una parola forte, una scelta proprio filosofica. Quindi l'architetto fa delle scelte proprio di esistenza, e di valori, di fede, e tramite l'architettura esprime questa sua visione, queste sue idee, questi suoi valori. Quindi, come citava Giorgio, gli elementi della natura chiaramente è dare un valore a questi elementi naturali che un po' col tempo nell'architettura moderna si erano un po' abbandonati. E io ritengo che abbia senso fare sì un'architettura contemporanea, ma che non, però allo stesso tempo sono contrario a fare tabula rasa con il passato. E quindi i miei elementi arcaici, che sono sempre presenti nelle mie forme, sono un rispetto per una storia, un tempo che ha millenni alle spalle. Per esempio, cito un esempio degli anni 90, la famosa vasca lanciata dalla Boffi, la vasca ovale, il guscio di noce, secondo me è un elemento archetipo semplicissimo della geometria leggibile in tutto il mondo, e la mia opinione personale è che non l'ho progettata io, l'abbiamo progettata tutti noi. Quindi è un progetto collettivo che nasce in qualche modo da un'esigenza, da un sentire. Uno dei suoi riferimenti, come di tanti, è Agi Fronzoni, il quale diceva: chi non progetta accetta di essere progettato. Come si concilia questo progetto collettivo con il progettare in prima persona per non essere progettati allora? No, non è che si fa un progetto collettivo, però il progettista può dare delle immagini, degli ambienti, degli spazi, dei materiali, delle configurazioni che appartengono a tutti noi, che appartengono al collettivo. Cioè, se io metto una fiamma, una goccia d'acqua appartiene a tutti noi. Non so come dire, non è che questo... Però lei ha scritto che è come se sentisse che la natura le avesse dato un occhio sensibile, no? Sì. E quindi in un certo senso un'elezione, cioè un'attenzione nel vedere ciò che è, quindi una capacità, un sismografo, l'architetto capace di rilevare quello che altri forse non vedono. Sì, questo è forse un talento, oppure non so come chiamarlo,
però a volte con l'occhio si notano delle cose che così noi diamo per scontate. Noi ci passiamo, le vediamo, ma non... Perché una cosa è vedere, una cosa è usare l'occhio per vedere, non so se mi spiego. Ci sono due modi di vedere le cose. Cioè osservare, captare, questo, poi ci si accorge che questo elemento magari è stato buttato là in un angolo e dimenticato. E quindi invece, per esempio, mezz'ora fa Raffaele guardava un attimo, non so se è ancora qui presente, guardava il mio libro e ha visto una cosa, dice questo ce l'aveva mia nonna di Roma, ma questa è una cosa che ho progettato perché ce l'aveva mia nonna che era veneta, però che Roma o Veneto che sia è universale, quindi è un elemento che va al di là della scelta arbitraria del designer o dell'architetto e questa è una cosa che mi affascina. E adesso non vorrei sembrare strano, ma a volte a me mi vengono delle idee che non neanche me ne rendo conto, perché cioè, quello che ne esce non sono io, non so come dire, è di tutti. Per esempio l'ultima cosa, che adesso non so se prima o poi uscirà, che ho progettato per la ceramica a cielo, questi lavabi, questi cessi, nasce dalla forma dell'uovo, che è una forma universale, non è una forma mia arbitraria da genio. Cioè, non citiamo Munari, eh? No, dicevo che l'uovo ha una forma perfetta, benché sia fatto. Sì, ma lo diceva anche Confucio, ma non vuol dire... voglio dire, sono forme, elementi universali. E quindi, secondo me, quello che spesso succede con l'architetto o il designer, che l'intervento arbitrario diventa dominante, quasi aggressivo, quasi una preoccupazione che nasconde forse un'incertezza. Un altro modo di descrivere il suo lavoro è un annullamento di un tempo preciso, cioè come se i suoi progetti, la sua architettura fossero fuori tempo, ma non nel senso musicale del termine, fuori di un'epoca precisa, forse non identificabili totalmente, forse è un volere anche, un riferirsi alla classicità greca, per esempio, no? Certo, esatto. Ha già risposto, chiedo scusa. È la sindrome del secchione. No, è la... cioè non è il tempo visto come orologio, ma visto come il movimento nei millenni, perché questi archetipi, queste cose non hanno un tempo specifico. E questa è una cosa affascinante proprio nel tentare di... perché io sono dell'opinione che questi elementi hanno un'anima e questa è la cosa che mi stimola di più, cercare di cogliere l'anima di queste cose. E come sapete le anime non hanno 50 anni, 80 anni, 30 anni, 100 anni. Vanno nei millenni e volano. E che poi è anche un po' una missione, se vogliamo, di alcun design storico, se in italiano, che combatteva la senescenza e voleva... E intendeva far sì che gli oggetti progettati resistessero nel tempo perché non soggetti alle mode, detto proprio brutalmente. Mi interessa molto questo discorso della scala, abbiamo parlato di sue architetture, abbiamo parlato anche di lavori, lei ha usato un termine spregiativo ma era anche metaforico, i cessi, no? Quindi questo salto di scala dall'oggetto, come in questo caso, all'architettura. Molti architetti sostengono sia un falso problema, basta che ci sia un approccio progettuale o filosofico coerente, per usare un termine utilizzato da Henry. Sì, se uno ha una visione che faccia un piatto di spaghetti, che faccia una cucina, che faccia un'architettura, non cambia molto. Sembra una cazzata dirlo, ma in realtà è così.
E invece per quanto riguarda l'utilizzo da parte delle persone? Io per esempio quando faccio gli spaghetti non metto tutte le creme francesi, tutte queste robe elaborate, no? Pomodoro. A volte poi spiego anche ai miei clienti che è sufficiente avere l'ingrediente giusto, l'olio giusto, non c'è bisogno di mettere tante cianfrusaglie. E quindi nel design e architettura è la stessa filosofia. Germano Celant, un grandissimo critico, dice: precisione di pensiero, asciuttezza formale, radicalità di espressione per una totale fedeltà all'essere. Che significa questa fedeltà totale all'essere? Beh, questo bisogna chiederlo a lui, eh? Ma penso che intendeva dire al senso della nostra esistenza. Penso che intendeva così, però è una cosa che bisogna, correttamente bisogna chiederlo. Abbiamo la sostituzione del microfono. Sì, dicevo che sarebbe più corretto chiederla a lui che a Germano Se, che cosa non ha ancora progettato Claudio Silvestrini e vorrebbe progettare? Sia in ambito design, architettura o anche un concept? Ecco, l'idea di progettare una cosa che poi non va in produzione, che non è realizzata. Ma penso che il massimo sarebbe una cattedrale. Magari passeranno altri 50 anni e poi... Scaramanticamente parlando. Perché è uno spazio dove non ci sono compromessi. O in teoria non ci dovrebbero essere. Mentre quando si fa la cucina per i timi, un paio di compromessi ci sono, no? Beh, io ricordo però un aneddoto, perché a questo punto non diciamo il luogo, eccetera, proprio a proposito di una cucina dove appunto lei fu molto fermo nel dire no, quel dettaglio deve restare così. E restò così, posso sottolinearlo. Non dico quale dettaglio. Certo, certo. Ecco, mi sembra che nel caso di Harry Timi si apra un po' quel connubio tra architetto e imprenditore, che è un po' la storia del design italiano e non solo, no? Quindi c'è un rapporto di fiducia, ma protratto nel tempo, non è occasionale come cioè chiamare un altro architetto. Difatti senso... io penso che Harry Timi è proprio un imprenditore, perché se fosse un designer non, la collaborazione non sarebbe così positiva. Siamo in due a dirlo. Vero. Harry, mi sembra un bellissimo complimento, no? Anche ringrazio Claudio, che considero una persona eccezionale, e devo dire che Claudio Silvestrini è qualcosa di eccezionale, perché nel suo modo di interpretare, di progettare, è bellissimo, è bellissima fare una cosa, ascoltare Claudio nel momento in cui, nella pausa in cui c'è tra la domanda e la risposta, nel senso... Claudio ha questa sensazione. Sì, sì, il momento transitorio, perché considero Claudio un eccezionale interprete proprio dell'intuizione, nel senso ha delle intuizioni, come cercava di spiegare prima, che considero uniche, veramente. E quindi è bellissimo sempre confrontarsi e aprirsi per poi realizzare. E finire, no, determinate idee che diventano poi oggetti materiali da toccare, da vedere e da usare soprattutto. Il bianco in grafica è un pieno, il silenzio in musica è musica e via discorrendo. Però sembra, è vero, questa cosa dell'intuizione del silenzio che presuppone un pensiero e anche una presa di posizione. Poi. Assolutamente sì. Tu hai altri partner, hai tanti partner. Vogliamo chiamare in causa anche Carlo Bonaso di Walls of Zero? Devo dire, sì, ringrazio della sua presenza, qui Carlo, con noi da qualche perché parte. Diciamo che entra un po' nel mondo della tecnologia e soprattutto del partner tecnico, prego, nel senso che è nata da tempo questa collaborazione, dove negli oggetti che realizziamo andiamo a inserire elettrodomestici o comunque funzioni per conservare o per cuocere, nella fattispecie nelle cucine o nelle armadiature, nei contenitori multifunzionali. E Carlo, rappresentando appunto due marchi eccellenti, che io considero eccellenti, come Wolf Sub-Zero, è qui, e quindi lo ringrazio della sua presenza e lascio la parola. Allora, Sub-Zero Wolf è un'azienda americana, si trova nel Wisconsin, a Madison, circa 2 ore di auto da Chicago. La mia azienda, la Frigo 2000, da 30 anni importa elettrodomestici e prodotti americani per il mercato europeo,
e nella fattispecie Sub-Zero Wolf la importiamo da circa 12 anni sul mercato italiano. La Sub-Zero è un'azienda ancora a conduzione familiare, un'azienda che da 60 anni produce frigoriferi, prodotti che si distinguono soprattutto per intanto la qualità dei materiali con i quali vengono realizzati, ma soprattutto, parlando di frigoriferi, la capacità di conservazione che hanno questi prodotti, posso garantirvi, è in assoluto la migliore presente oggi sul mercato. Posso interromperla e dire come dialogano con voi gli architetti, come vi conoscono, che spunti vi hanno dato? Prego di non abbassare l'audio, grazie mio. Stavo parlando di qualità, conservazione. Il terzo punto molto importante e si lega proprio alla platea di questa sera è la capacità di questo prodotto di potersi integrare in qualsiasi contesto progettuale. Henry per noi è un amico, ci siamo conosciuti qualche anno fa e la sfida di poter realizzare questo progetto, dimostrando appunto la capacità di integrazione del nostro prodotto all'interno del suo progetto, credo sia la risposta migliore, la dimostrazione a questa un a questo sito aspetto. Dove potervi trovare, un sito web, così almeno finiamo la frigo2000.it. Abbiamo un bellissimo showroom in Piazza Diaz a Milano, 100 metri in linea d'aria da Duomo, quindi potete raggiungerci vicino al Museo del Novecento, praticamente dietro a fianco. Okay. grazie a tutti, grazie. Visto che siamo alla fine di questa breve conversazione, visto che abbiamo Henry ma abbiamo Claudio Silvestrin, chiederei ai tanti architetti presenti se hanno delle domande da fare, da rivolgere, cose che non sono uscite, magari cose particolari dei lavori che hanno visto alle nostre spalle, o anche solo una curiosità rispetto al lavoro che abbiamo cercato in qualche modo di esporre qua. L'elemento scultoreo è veramente interessante. Mi chiedevo se ci fossero un po' di limiti di flessibilità nell'ambito della possibilità di utilizzo in varie circostanze ambientali. Chi risponde? Henry. Ma devo dire, il progetto è un progetto difficile, nel senso lo si deve progettare in base un po' alla funzione definita. Nel monolite che vedete è un monolite interpretato sotto forma di cucina, funzione quindi lavaggio e funzione, diciamo, cottura, con un piano di cottura e le varie sequenze di cestoni estraibili. Certo, ci sono dei limiti. Uno, il primo che mi viene, è sicuramente l'impossibilità di inserire a base la lavastoviglie, che è un oggetto importante all'interno delle case, ma viene risolto progettualmente dal progettista, dall'architetto, dal designer, usando i contenitori, che sono le armadiature o le classiche colonne a parete, per, diciamo, sopperire a questo unico, credo, limite, visto che l'oggetto può essere una cucina, ma può essere anche semplicemente... Non è nell'isola, ma è nella... Non è nell'isola, perché, okay, diciamo, c'è un limite dettato dallo spessore, dalla pesantezza delle ante, che è oggettivo. Quindi il programma andrà ampliato con altri tipi di contenitori che sopperiscono a questa... Assolutamente, che possono essere contenitori simili ai bauli che voi vedete qui esposti o ai classici contenitori che abbiamo in collezione, che sono dei contenitori pavimento soffitto, dove possono essere, diciamo, composti e progettati a piacimento appunto dell'interprete. Quindi, diciamo, se c'è un limite lo si può progettare, lo si può risolvere in una maniera, diciamo, consona all'ambiente. Henry, questo avamposto romano a questo punto parte da oggi. Cioè, sì, una domanda, chiedo, prego. Io volevo fare una domanda a Silvestrin. Lei è architetto, scusi? Sì. Allora, prima ha parlato di forme archetipe e quindi di progetti, di oggetti universali e anche di forme senza tempo. Volevo sapere appunto come entra in gioco il luogo poi invece nei suoi progetti, perché da come diceva sembrerebbe, parlava di Milano, Roma, forme che sono universali, quindi uguali dappertutto, no? Invece poi il luogo è importante nei suoi lavori. Volevo sapere appunto come entra in gioco nel suo iter progettuale il luogo. Sì, il luogo è la terra,
il cielo dove il progetto specifico viene pensato, cioè è un po' banale dire che è importante, che, anzi fondamentale. Per esempio, io sono contrario a fare le case bianche, che sono molto famose nell'architettura moderna, sia che siamo in Italia, che siamo in Finlandia, che siamo in America. Faccio un esempio: quando ho fatto la mia villa in un'isola balneare, la terra circostante era una terra rossa, come per esempio la si trova anche tra gli olivi della Puglia, e ho usato proprio questa terra rossa per fare la pelle dell'edificio. Quindi la casa, nonostante sia una geometria molto rigorosa, un cubo eccetera, la metafora è proprio che è come se nascesse come un fungo dalla terra, e questo è un esempio di come si dà valore al territorio, al circostante, ma anche al clima stesso. Un paese caldo non ha senso mettere tutto vetro, in un paese freddo ha più senso, perché appunto si tiene conto del territorio. Per esempio, la casa che ho fatto sulla costa irlandese, che è sul mare, sarebbe stato un delitto non avere finestre che davano sul mare. Cioè, quindi il luogo va sempre pensato e valorizzato per quello che è. E questo è un po' una riflessione sul ruolo dell'architetto e del designer italiano, perché se continuiamo a ripeterci e a fare le cose uguali e scopiazzare quello che ha fatto l'anno precedente l'altro tipo, nel giro di qualche anno i cinesi ci rubano anche il made in Italy e il design in Italy. E secondo me l'unica soluzione per evitare che diventiamo tutti degli IKEA è proprio di spostare il design e tentare di fare proprio delle opere d'arte. E forse in questo modo il design made in Italy sopravviverà, forse, perché non so quanto. Ma. Ho parlato di coraggio, grazie, ho parlato di coraggio prima anche relativamente appunto all'attività di Henry. Devo sottolineare che anche il padrone di casa, storicamente con suo padre Andrea oggi, ha molto coraggio, perché io ormai collaboro con voi da anni e devo dire che ho visto cose qua che ho letto sui libri di storia, ma nel senso positivo del termine. Bene. Alcune collezioni di Gaetano Pesce, per fare un nome, piuttosto che di altri designer, che sì, per fare un nome, certo, no? Certo. Di Alessandro Mendini, che sono sì, molto distanti dal suo linguaggio, però qui hanno trovato casa e trovano casa, per cui questa scelta di oggi qui secondo me è importante e coraggiosa, nella misura in cui si rapporta a architetti qui su Roma che probabilmente conoscono benissimo questa realtà, ma che non ne hanno un contatto diretto come possiamo averne noi a Milano, dove Henry ha uno spazio ormai da 2 anni, giusto, no? Se non sbaglio, e poi prima anche altre situazioni. Quindi bravo Andrea, bravi tutti noi a cercare di capire, di interpretare queste proposte che abbiamo capito salvano il design. E grazie a tutti, grazie, di essere sempre presenti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.